Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovissimo video. Oggi siamo qui per parlare della Super Lega. Prima di iniziare il video, come sempre, vi invito a iscrivervi al mio canale, lasciate like per supportarmi e fatemi arrivare a 350 iscritti entro giugno. Che cos'è una Super Lega? È una nuova competizione formata da 12 squadre e 3 che ancora non sanno se firmare oppure no, che sono Bayern Monaco, Borussia Dortmund e PSG. In fondo tutto è normale, ma il problema è che la FIFA ha detto che le rispettive squadre che giocheranno questa Super Lega verranno buttate fuori dal campionato, quindi di conseguenza non lo potranno giocare e verranno buttate fuori dall'eventuale Europa League, dall'eventuale Champions League, e i giocatori che giocheranno questa Superlega non potranno giocare gli europei con la propria nazionale. Ovviamente ragazzi, queste sono tutte minacce. Io mi immagino una serie a team senza Juve, Inter e Milan. Che campionato è? Tipo ora che perché stanno giocando i campionati? Perché tipo l'Atalanta, allora se escludiamo ora, dobbiamo escludere queste tre squadre che in Italia su questa Superlega potranno partecipare solo tre italiane, oppure quattro, non ho capito. Non ha senso che stiamo giocando, perché ora stanno tipo tutte queste squadre che stanno lottando per la Champions, non ha più senso. Per esempio anche Spagna, che alla Superlega partecipano Barcellona, Real Madrid e Atletico. Liga è? Cioè, che Liga Santander è? Cioè, proprio fuori dal nulla. Cioè, non è che praticamente solo queste squadre sono le più forti della Liga Santander. Poi quelli in Inghilterra stiamo messi ancora peggio, perché Liverpool, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Arsenal, che sono le squadre più forti di questa Premier League, che stanno lottando, vanno in questa Superliga. Queste sono le più forti della Premier League, queste squadre che ho nominato. Quindi chi lo vince lo scudetto in Italia? Chi lo vince? Cioè, o la Roma, o l'Atalanta, o il Napoli, praticamente togli metà dello spettacolo. Quindi non è che, non togli metà dello spettacolo, quindi è una distruzione del calcio, raga. Questa spero che, poi secondo me ragazzi, per questo è... Lo fanno per soldini, questo lo fanno solo per soldini. Poi ovviamente, certo che verranno escluse dal campionato, perché giocheranno tra andata e ritorno, giocheranno almeno in tutto 18 partite. Poi giocare 38 partite di campionato più 18 partite muoiono i giocatori, prima o poi muoiono. Cioè, ci sono due gironi, una da 10 squadre e un'altra da altre 10 squadre, però se sono dovrebbero essere 15. Non ho capito sinceramente. Di sicuro mi starò anche spiegando male, perché non è che io stavo cercando per fare sto video, ho cercato, perché non è facile spiegare sta roba, perché io starò anche spiegando male di sicuro, però per me è una cacchiata.
Cioè, come si fa a fare sta roba? E poi, ovviamente, è come se sarebbe una Champions League, perché ci sono le squadre, le squadre più forti d'Europa. Ci sono le squadre più forti d'Europa. Quindi una sorta di Champions League. E ripeto, solo secondo me per soldi. Dopo, se questi le vincitori, il vincitore del camp del del proprio del de sta roba, c'avrei soldi e tipo e te dico chi è? Un'italiana, oppure una spagnola, una inglese. Prende 500 milioni per questo torneo. Dopo, non si può competere con questa squadra che comprerà, cioè comprerà, che te dico, Mbappé, Neymar, tutti questi. Dopo è impossibile comprare cioè i giocatori più forti del mondo, perché 500 milioni ci compri mezzo mondo, cioè ci compri i giocatori più forti del mondo, ci puoi comprare Messi, ci puoi comprare tutto il mondo ci può comprare, tutto il mondo ci può comprare, quindi sarebbe difficile competere, quindi è un disastro. Non so che campionato sarebbe senza Milan, Inter e Juve. Non lo so, non lo so, raga, non lo so. E invece tipo l'Europa League dopo quelli che si qualificherebbero, cioè tipo la Roma, tipo l'Atalanta, che stanno combattendo, l'Atalanta, il Napoli, la Lazio, la Roma, mo la Roma non proprio perché è difficile che riesce in Champions League, stanno combattendo per questa Champions League, si ritrovano, non c'è avuto senso fare questo campionato, non c'è avuto senso. Cioè, non c'è avuto senso, raga, veramente, Cioè, basta che ce lo dicevate prima, stavamo, basta, via, l'Atalanta, il Napoli, la Lazio, la Roma stanno già in Champions League. Già, finito. Cioè, andava tutto a casa. Basta, cioè, non c'è senso questa cosa, raga, non c'è senso, non c'è senso. Proprio, non so che dire, non so che dire. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ho già detto sì. Niente, un disastro. Sono deluso. La fine del calcio, quasi. È quasi la fine del calcio, raga. È quasi la fine del calcio. Non c'ha senso. Non c'ha senso. Cioè, dopo che è una sorta di campionato con tutte le big d'Europa. Cioè, se no, basta. Cioè, che campionati sono? Che campionato è? Lo ripeto, sto ripetendo sempre le stesse cose perché devo dire. Che campionato è? Che Liga Santander è senza Atletico, Real Madrid e Barcellona. Cioè, sono le tre squadre più forti della Liga Santander. Chi cavolo vince? Che cavolo vince? Lo vince Valencia, cioè, capito? Troppo strano perché dopo in Champions League, chi ci sta? Che te dico? Tipo il Sassuolo fa un'annata incredibile, è quarta. Il Sassuolo in Champions League. Poi tipo una squadra, una delle squadre più scarse una delle più scarse del mondo in Champions League. Cioè, è un casino, raga, cioè, è un casino. Però, cioè. Io però anche non so se scrivo qua sotto nei commenti se questa analisi che ho fatto vi è piaciuta. Ora non so se a me ho detto la mia opinione, non è mia opinione, perché è così. L'hanno detto tanti youtuber, perché oggi tutti i youtuber hanno fatto il video. È ovvio, perché è una cioè, non so che dire, proprio indescrivibile. Proprio sono arrabbiatissimo. Prima all'inizio quando stavo sentendo sui social non capivo, ho detto ma che cavolo è sta Superlega? Non capivo ma che è. Poi dopo ci ho messo 3 ore per capire, e dopo piano piano ho capito. Quindi non so se ho fatto tanto, no, ho fatto una sì, tanto bella però è anche la mia opinione. Niente. Ciao ragazzi. Niente.
dal 1990 al 2021 c'è stato un capovolgimento del calcio, cioè raga, stanno rovinando il calcio, cioè raga, non va bene, non va bene, non va bene. Cioè ci togliete mezzo spettacolo, ci togliete mezzo spettacolo. Niente, cioè, raga.